No, la mancata valorizzazione del servizio, degli anni di servizio. No, l'autonomia senza controllo. Gli insegnanti contro il DDL scuola, cosa c'è che non va? Nel DDL di scuola ci sono diversi punti su cui noi siamo contrari. Innanzitutto il finanziamento che viene dato alla scuola privata, mentre invece la scuola pubblica sta cadendo a pezzi. È molto interessante l'intervento che ha fatto Rodotà l'altra volta, dicendo per Costituzione nel momento in cui sono stati dati tutti i soldi alla scuola pubblica, nel momento in cui la scuola pubblica non ha più bisogno di niente, allora si può decidere di dare un euro alla scuola privata. Poi c'è la figura del preside che crea un clima di tensione all'interno della scuola, perché la scuola si basa su un rapporto fra docenti pacifico e di collaborazione. Con la scuola azienda che vuole fare Renzi, ogni docente cercherà di essere migliore dell'altro, di superare l'altro per una questione economica e per andare d'accordo con il preside che deciderà il suo futuro a livello lavorativo. Questi due punti, ma ce ne sono anche altri contro cui andiamo chiaramente. Un grandissimo difetto di questa proposta legge è il dispositivo degli albi territoriali, che precarizzano tutti gli insegnanti, non solo i precari storici che sono inseriti nelle graduatorie ad esaurimento, ma anche il personale di ruolo che sarà messo in questi albi inizialmente provinciali, successivamente regionali, e sarà contrattualizzato con un contratto di durata massimo triennale e sarà chiamato dal preside per chiamata diretta sulla base di un POF deciso dal preside previa consultazione del collegio. Sicuramente la scuola è da rivedere per molti suoi aspetti, ma non sicuramente in questa maniera.